Bentornati sul canale Giappone a quattro mani. Ciao. Oggi faremo un video che ci avete chiesto in tanti, ovvero un video sulla spesa giapponese fatta in Italia, un po' per ricordare i vecchi tempi quando eravamo in Giappone e facevamo quella italiana, scusate, quella italiana in Giappone. Abbiamo comprato dei prodotti giapponesi. Eh sì, a Torino. Il succo è quello. Comunque, vi faremo sapere quanto costa più o meno comprare qualche ingrediente per cucinare giapponese. Poi più avanti faremo anche le ricette, ve l'abbiamo promesso e vi ribadiamo che lo faremo. Abbiamo visto delle cose in alcuni negozi che erano piuttosto care, ma l'altro giorno, così passando per caso in un negozietto dalle parti di Porta Palazzo, qua a Torino, Market, non so se si pronuncia, non so cinese, gente, lo sapete, Yangwang potrebbe essere, di Yushandong. E via Margherita, un angolino. E abbiamo comprato gli ingredienti per fare fondamentalmente due cose, ovvero il curry rice e gli onigiri. Eh sì. Esattamente, perché sono due cose che bene o male so fare. Quindi così partiamo con le ricette con due cose che non mi vengono proprio una patacca. E chissà se andrei a riuscire a ordinarle. Sicuramente. Molto bene, allora stai lontano. Basta chiedere. Stai lontano dalla cucina. Allora, tu farai da Valletto. Faccio Valletta. Ok, ma Valletto, dai, ci Valletto. Sarà questo mestiere di Valletto. Non lo so, faccio Giorgio Mastrota. Fai Mastrota. Partiamo dal katsuobushi. Il katsuobushi, non so se tutti lo sapete, sono praticamente delle scaglie pieghevoli. C'ha le doghe pieghevoli? No, non c'ha le doghe pieghevoli. Beh, cambio Shimano, ma ho preso nel prezzo. Non provo a fare una roba. Ci mettiamo anche il metal di Mastrota. Mastrota. E salutiamo, così. E dicevamo, allora, il katsuobushi sono scaglie di tonnetto essiccato. Le potete vedere sopra gli udon belli fumanti che si agitano, che sembrano quasi vive. Ai tempi, quando aveva appena aperto il ristorante giapponese a Savona, una signora una volta si era messa a gridare. Katsuobushi. No, ha gridato, ah, ci sono delle cose vive nel piatto, si muove, invece hanno le scagliette che con il caldo. Con queste potete fare anche il brodo. I polpi che si chiamavano i tentacoli. Ma lì era un'altra cosa, questo è morto, stramorto, essiccato, scagliato. Sono cose che sembrano vive ma non lo sono. Sì, ma quello è un tanto così dal vivo, questo è proprio, ma stava morto. Ma proprio secco. E lo potete usare anche per fare dei brodi di pesce, per fare il dashi, ma io lo voglio usare per fare l'okake, che piace tanto a Andrea, che è l'onigiri con dentro le scagliette di bonito e ci vorrebbe la maionese. Okaka. Ha detto la c***a. Okaka. E vabbè, l'okake cos'è? Okake. Esiste l'okake? Okake è quello di Naruto. Okake, ok. Non lo gente, so. Non è per tirare sempre fuori scuse, ma oggi mi sono fatta 4 ore di lezione e ho la febbre e mi sono fatta anche 50 minuti di strada andata e 50 ritorno. Quindi prendete quello che vi sentite la voce. Vedete, katsuobushi. Allora, questo costa un po', 40 grammi, 6,90 euro, esatto, 6,90 euro, 40 grammi di katsuobushi. Ma tra l'altro, che è buono anche da mangiare così in realtà. Questo sì, è buono anche da mangiare così. E non vi dico se vi ci arriva il gatto vicino, alla fine. Vabbè. È alla fine, impazzisce. E una scaglietta ogni tanto gliela tiravo, ma. Dai. Vabbè, comunque, dove vogliamo arrivare? Che è pescato in Oceano Atlantico centro-orientale e è un po' strana la cosa, perché questo qua praticamente lo fanno in Spagna tramite la Wadakyu. Ma è distribuito dalla Tazaki Food, che è giapponese, però distribuisce per UK, quindi qua non si capisce niente. C'è di mezzo il Giappone, la Spagna e UK. Comunque, vi faremo sapere, poi seguite le ricette, vi faremo sapere se questa marca è buona, però a vederli così sembra veramente buoni. E ve l'ho detto, 6,90 euro. Sì, ve l'ho detto. L'hai detto. Che non è poco, però non ve lo regalano neanche in Giappone e poi ne serve talmente poco per cucinare che vi dura anche un bel po'. Flavor you can rely on, il gusto a cui puoi affidarti. Yeah. E a parte questo, sempre per cucinare questi onigiri o kaka ci serve giustamente il riso. Noi abbiamo trovato questo qua. Io ho detto, cosa vuoi? Abbiamo trovato questo che costa niente, perché è 1,90 euro, cos'è? Un chilo.
Un chilo di riso €1,90 costa meno del riso scottito da un po'. E sai perché? È italiano. Cinole. Questo finalmente l'ho trovato da un po' che lo cercavo. Sapevo che c'era un riso giapponese però coltivato in Italia. Dovrebbe essere questo, esatto. Varietà Loto, lo danno come riso per sushi, dovrebbe andare benissimo anche per gli onigiri. Villanova Mutò, Alessandria. Esatto, quindi non è neanche tanto. Geovita lontano. Nutrition. Quindi costa poco, è anche quasi a chilometro zero, se vogliamo. Quasi a chilometro zero. Però dovrebbe essere riso giapponese, anche qua vi faremo sapere. E infine, queste qua invece fondamentali per fare... Allora. Che in realtà fondamentali no, perché ci sono anche gli onigiri, esatto, senza l'alga noi. Però abbiamo preso questa alga noi, questa qua, non dal negozio cinese, ma l'abbiamo comprata qua da Mercatone. Perché l'abbiamo trovata sotto casa e non costava tanto, sono €1,89 per 5 fogli di alghe nori, che voglio dire, ce ne viene di attenzione poco. A quello che chiedete, sono per gli onigiri, se chiedete le alghe sono per, sushi. Per l'origami, no, non sono per l'origami, vanno bene lo stesso, però sì. Però non c'è il cambio Shimano in Oman. Cosa stai dicendo? Allora, abbiamo visto Kubo nel film ieri, l'altro ieri abbiamo e svolazzavano i fogli, quindi c'è rimasta questa cosa. Ieri abbiamo visto per la prima volta Your Name. Finalmente dopo un anno e mezzo. Due anni, tre anni dall'uscita, quant'era, non lo so. Bello, ma non è questo il video, non è questo il video per giapponese. Ne parleremo prima o poi, magari in una live. Sì, il brand, vabbè, è da, questo, da dove Milano, questo importato. Prodotto in Cina, importato. Ecco, queste sono prodotte in Cina, quindi è una spesa per cucinare il giapponese, però prendiamo quello che troviamo. Vabbè, certe cose. Anche in Giappone avevamo delle cose un po' simili a quelle italiane, sì. Non puramente italiane. E questo è quello che vi serve, bene o male, per fare questi onigiri. Vi serve anche della maionese, ci vorrebbe quella giapponese, però... È buona quella giapponese. È molto buona, però veramente costa un botto, ragazzi. Ho preso quella un po' più leggera, italiana, e ciao. Vi faremo sapere appunto come verrà. Poi, per fare il curry ci vuole... Il curry! Pensa un po'. No, nel senso che l'unico ingrediente giapponese che vi serve è questo. Per fare il curry... Ci vuole il curry giapponese. Esatto. Ho preso quello piccantezza media, anche se andrà di solito prendiamo a Gucci. Ciucara. Mi sembra. Ciu, come dire il tuo insegnante. Professore, perché lo sta bene. Ciucara. €3,50 per quante sono? 200 grammi. Dovrebbero essere 10 cubotti. Quindi sono 5 dosi da 2 porzioni. Anche questo prodotto giapponese. Quindi, questo è veramente giapponese. Questo €3,50 per quante sono? 200 grammi. Dovrebbero essere prodotta da Kerrygold. Però anche questa è buona. È buona e €3,50, cavoli, ci mangi. Non mi ricordo quanto costava in Giappone. Ci mangi. È leggermente meno, ma neanche tanto. Comunque è ottimo come rapporto quantità-prezzo. La qualità la conosciamo già. E ci mangiamo 5 volte in 2, quindi ragazzi, però ovviamente non solo con questo, poi per fare la ricetta completa dovete comprare patate, carne di pollo, di maiale, oppure anche no, se volete solo verdure, e carote, e poi vabbè, ovviamente il riso, che ci abbiamo già questo e ce lo facciamo andare bene. Poi proveremo magari anche con altri tipi di riso. Ultimo ma non meno importante. Esatto, i mochi al sesamo, questo per chiudere in bellezza, ce li assaggiamo anche. Profondità 2 cm, acciaio inox. Questi qua sono fatti in Taiwan, ma chi se ne importa, nel senso, 2,50 euro. Beh, i mochi sono anche cinesi, li abbiamo presi anche da casa nostra, i set di mochi che erano cinesi, che poi in realtà... alla frutta, quelli del food market. Ah sì, vabbè, è sempre la stessa cosa. Sì, sono sempre da te. Ce ne sono 6, queste ce le assaggiamo. Anche se io al sesamo non è che vado pazzo. E allora me ne mangio io, anche perché praticamente non ho pranzato, sono le 8 di sera, sto morendo di fame. Sì. Goma! Aiuto! E c'è anche i kanji del sesamo, se vi interessa sapere come si scrive il sesamo. E mi agevoli un qualcosa, un'arma. Agevolo la forza. Io prenderei le forbici, sai? Lo ricoverano con un'ernia.
Tanto non ti si vede, inutile che fai così. Oh, alleluia. Non ho tagliato niente. Dovevo, sono a letto, dovevo guardare in camera. Non si può. Vabbè. Allora, se non ti piace, non te lo mangi. Me lo mangio io. Aspetta, assaggerò. Pure assaggio il tuo. No, te lo mangi tutto perché... Vabbè, giusto. Io adoro il sesamo. Non è cattivo il sesamo, ma per me questo io lo immagino come un dolce, il sesamo. No, non è dolce per niente. Non è come il mochi fresco, però è buono. Se ci avete un momento di nostalgia dei mochi. Non è salato. Non è salato. È dolce. Sa solo cos'è, non è. Né? No, la pasta è dolce. Comunque, noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia stato utile per farvi un'idea dei prezzi che potete trovare, perlomeno qua a Torino. Mi piacciate il video, così ne facciamo altri, condividetelo se c'è qualcuno che può interessare, ma soprattutto alzate la cornetta, Giappone a quattro mani vi aspetta! Giorgio Mastro, cavalier custode dell'acciaioino. Giorgio Mastro, guerriero nordico di pura lana merinos. Ha una pentola a pressione e la fa di incomoderate. Cosa stai aspettando? Prendi la cornetta, mondi al casa, troppo.